Ciao a tutti, buongiorno. Oggi siamo in due a presentarvi il video. Io e c'è un brufolo sottopelle che mi sta torturando. Sono proprio fastidiosi. Comunque, io e lui oggi vi spiegheremo il mistero dei cabochon. Allora, e poi ora io ho fatto i cabochon la sera, sabato pomeriggio, ecco, ci avevo messo tutta la vernice. Poi la domenica, quindi quasi 24 ore dopo. La vernice ancora si presentava così lattiginosa come vi avevo fatto vedere. E io sconfitta, insomma, durante la giornata ho fatto altro. Poi, in poche parole, lunedì mattina, sempre verso l'ora del pranzo, sono andata a dare un'occhiata ai miei cabochon perché fortunatamente non li avevo buttati. E mi sono accorta che questo effetto lattiginoso era completamente sparito. Adesso ve lo faccio vedere. Soltanto che comunque i cabochon sono rimasti opachi. Scusate perché ci saranno ancora tutti i bordi intorno al cabochon perché non ho avuto proprio il tempo di sistemarli. Sono tornata ieri sera, quindi insomma, ho ancora infatti le valigie sparse per casa. Però comunque. Approfitto anche per farvi vedere la differenza tra la vernice Perlex e la vernice della Staedtler, perché comunque questa vernice della Staedtler lucida ma lascia i cabochon opachi. Cioè, poi vi faccio vedere bene da vicino la differenza tra le due vernici, perché la Perlex lucida veramente a specchio e più passate fate, più questo effetto a specchio risulta evidente. Mentre invece per quanto riguarda la vernice della Staedtler, diciamo che l'effetto rimane lo stesso sia che passate una, due, tre, 10 volte. Quindi diciamo che è abbastanza inutile fare più passate perché sprecate solamente prodotto e l'effetto rimane lo stesso. Quindi ecco, questo diciamo che è il consiglio finale che posso darvi. Se usate la vernice della Staedtler non fate più passate perché è inutile, magari fatene un paio per dare omogeneità alla vernice, insomma renderla un po' più sostanziosa, ma io personalmente non credo che farò più di due passate con questa vernice perché è veramente uno spreco di prodotto. E adesso vi mostro i cabochon da vicino di nuovo. Allora, come vedete i cabochon sono salvi. Il disegno è vivido, i colori anche sono vividi, vi ho fatto vedere la parte dietro per confrontare una zona che non avesse la vernice. E quindi sì, ecco, sono salvi, qui abbiamo i bordini decorativi. Però non so se ve ne rendete conto, ma la vernice comunque è opaca, vedete, non è brillante. Per darvi un esempio vi mostro di nuovo il cabochon quello col fiore, che vedete se lo muovo come fa questo effetto a specchio perché riflette la luce, mentre questo cabochon no. Altro esempio di vernice Perlex, ad esempio questi qua, la luce la riflettono in una maniera pazzesca, in questo caso no, non avete nessun riflesso. Vi giuro che sono tutti così, vedete, sì, un pochino qua, poi non lo so perché ci sono alcuni cabochon che sembrano un po' più lucidi e altri meno, non so bene da cosa dipenda, visto che ormai credo che la vernice sia completamente asciutta, visto che sono passati 4 giorni da quando ho realizzato i cabochon. Ecco qui, vedete, scusate le mani sporche, ma mi sono messa da poco lo smalto e non me le sono ancora lavate, zozzetta che sono. Questo qui. Come vedete, tra l'altro, poi i disegni sono tutti uguali. Ce ne sono alcuni un po' più grandi, alcuni un po' più piccoli, perché se vi ricordate vi avevo detto che avevo provato a ridurre la cane. Però con scarsi risultati, visto che la cane l'avevo precedentemente un pochino cotta, quindi vi avevo detto che erano venute tutte quelle crepe. Però, diciamo, a parità di dimensione, il disegno si è mantenuto perfettamente identico ad ogni fettina, e questa secondo me è una grande vittoria. Questo, poi c'è questi più piccolini che ho fatto con la cane che era un po' più piccola. Beh, fondamentalmente sono tutti uguali. Li ho fatti tondi da 40 mm, tondi da 30 e poi ovali 40x30. Spero di lavorarli questi, anche se ve l'ho detto, questo effetto semi-opaco non è che mi piaccia tanto, soprattutto per un disegno del genere. Voglio provare ad utilizzare questa vernice della Staedtler su una texture diversa, perché
perché comunque esistono diversi tutorial anche su internet per realizzare con il fimo una texture che somiglia ad esempio al legno, e secondo me nel caso del legno ecco che l'effetto opaco è molto grazioso, almeno a me personalmente credo che piacerebbe, però ci devo provare. Poi vi faccio vedere anche questi altri cabochon cattedrale. Vedete anche qui, sì, è lucido il cabochon, ma non ha questa lucidità, non ha questo effetto molto forte. Comunque grazioso, in questo caso l'effetto opaco mi piace. Vedete, anche i colori hanno ripreso un po' di vita, anche se non tanta, se devo essere sincera, perché se fate caso, qui i colori sono ancora più smorti e scuri, cioè proprio la tonalità del colore mi riferisco, e risaltano comunque moltissimo, mentre qui abbiamo dei colori che comunque fanno già un po' più contrasto rispetto a questo cabochon, però sono abbastanza piatti. Quindi secondo me la vernice della Staedtler è un'altra cosa che ha, che non risalta moltissimi i colori. Quindi se volete fare dei cabochon che abbiano dei colori che spiccano particolarmente, secondo me dovete proprio partire con dei colori che hanno questa capacità, perché la vernice forse poi alla fine non vi aiuta più di tanto. Se vedete la parte posteriore è come la parte, vedete? Non c'è molta differenza. Invece, per quanto riguarda, la vernice della Perlex, guardate che differenza. Vedete i colori come sono risaltati? Vi giuro che qua non c'è talco, non c'è niente, ve ne faccio vedere anche un altro. Non è che voglio dire che la vernice della Perlex sia migliore, dipende dall'effetto che vi piace. A me personalmente, che piace moltissimo l'effetto a specchio, sicuramente la vernice della Perlex si avvicina di più alle mie necessità rispetto alla vernice della Staedtler, ma è una questione di gusti. Comunque vedete come risaltano i colori. Mi era sembrato di notare che comunque quei cabochon che presentavano le macchiette, eccolo qua, vedete, sono rimaste, si sono schiarite, però vedete qua il bozzo della vernice, è rimasto. Vabbè, giustamente, comunque nel momento in cui ve l'ho mostrata la vernice era asciutta, nel senso che era solida, ecco, forse è più corretto dire era solida, non era completamente asciutta, ma era solida, quindi è normale che questi difetti siano rimasti. Sempre con questo tulle intorno. Quest'altro, e poi sono finiti, ce n'è un ultimo. Ecco qui. Tra l'altro, un'altra cosa che ho notato di questi cabochon è che, non so se vedete, ma hanno una superficie che non è che sia particolarmente liscia. E io vi assicuro che nel momento in cui li ho tagliati, invece, risultavano completamente lisci, perché io ci passo sopra con il roller, mettendo tra il roller e la mia sfoglia, la mia fetta di cane, della carta forno, in modo che tendo a rendere omogenea la superficie, e poi faccio il taglio con la mia formina della Making Clay. Anche qui, guardate, qui credo sia proprio la vernice che ha fatto questo effetto a puntini. Probabilmente perché siccome ce n'era molta, si è distribuita in modo non omogeneo, quindi credo che questo sia un difetto non tanto della vernice quanto del fatto che non ho saputo utilizzarla al meglio, ecco. Vedete, perché anche qui, proprio sui bordi, vedete tutte queste piccole depressioni, questi piccoli crateri che si sono formati. Quindi mi raccomando, quando passate la vernice della Staedtler, andate con un pennello non molto carico, distribuitela bene, lasciatela asciugare, magari se volete fate anche un secondo passaggio, ma non esagerate con diverse passate, perché ecco qui altri crateri, perché è veramente inutile. Quindi ecco spiegato il miracolo dei cabochon. Io spero che trascorriate una bellissima giornata, vi mando un bacione, ci sentiamo prestissimo. Ciao, 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 ciao!